Eccoci qua in esterna, oggi andremo a testare dei pannelli e vai! Finalmente abbiamo la possibilità di testare due pannelli, li vedete qua. Perché andremo a testare dei pannelli che non conosciamo, una ditta che è la MySun Solar, MySun Solar. Nelle ultime settimane ci siamo un po' scambiati un po' di mail, mi è sembrata una ditta estremamente seria. Sapete che sul canale normalmente non sponsorizziamo niente, proviamo, compriamo semplicemente quello che appunto acquistiamo. Questa volta però mi sembra proprio il caso perché la ditta mi è apparsa, anzi sono sicuro sia una ditta molto seria. Sono pannelli che mi rimarranno, quindi li metteremo poi sull'impianto, quindi mi sembra una cosa equa e giusta. Perché mi è apparsa seria? Perché hanno perso molto tempo con me, anche perché io ho fatto un po' il difficile, appunto perché non mi interessava fare semplicemente una spiegazione di una qualcosa che non conoscevo, ma ho detto se volete che apparire su questo canale sgrausissimo, però devo provarle. Allora, questo è il sito della MySun Solar. Di interessante sul sito è quantomeno capire la capacità produttiva annuale, si parla di 1 gigawatt, ma soprattutto credo che la cosa più interessante sia che loro hanno dei magazzini in tutta Europa. Quello che ci interessa è, credo, il magazzino di Milano. Quindi il vantaggio per noi qual è? Che loro hanno i pannelli subito disponibili. Si contratta semplicemente a vedere cosa c'è in magazzino e si vanno a prendere fisicamente, si va col proprio furgone, si prende il daily e si va a prendere il pallet intero. Da quanto ho capito è un po' più difficoltoso prendere il pannello singolo. Quello che hanno fatto per me è stata una cosa un po' straordinaria. Quello che vendono è il 37, per esempio i 37 pannelli. Se 37, come penso che sia, sì, è un po' troppo per voi, fate dei gruppi di acquisto. Sicuramente il vantaggio in termini di prezzi, se ne comprate 10 o 15, è notevole, quindi vale la pena. E poi soprattutto sono subito disponibili. Il pannello che mi hanno fatto avere è questo. Total Black, un pannello da 410 watt. 1722x1134 è una decina di centimetri più largo e lungo del mio, però ci starà sicuramente sulla mia struttura. Sul sito voi potete contattare facilmente l'operatrice, effettivamente credo che sia una signora che è molto simpatica e veramente risponde sempre facilmente a tutte le domande in italiano. Potete anche eventualmente mandare una mail, perché usa Google Translator, se scrivete in inglese meglio, però penso che non ci sia nessun problema. Cosa ha di interessante questo modulo? Che è un pannello da 108 celle, lo vedremo poi nel dettaglio dal vivo, ma soprattutto ha una tecnologia un po' particolare, una tecnologia di incollaggio diversa dal classico half cut, che è questo, il sistema shingled. In sostanza è un sistema con aspetto sicuramente diverso, lo vedete rispetto all'half cut normale. È un sistema che garantisce una temperatura più bassa di funzionamento e quindi un rendimento leggermente più alto. Però quello che ci interessa è che teoricamente questi pannelli hanno una capacità di carico statico superiore, quindi viene garantita una resistenza meccanica superiore, ma soprattutto ha le migliori prestazioni antiombreggiatura. In sostanza, con la schermatura, quindi un eventuale ostacolo o ombra orizzontale o verticale, il rendimento del pannello non crolla, come in questo caso vedete. Se questa è tutta l'area del pannello, se noi ne copriamo un terzo, guadagniamo circa un 10, 15, 20% in più. Andiamo adesso a vedere dal vivo di fare qualche prova. Ovviamente le prove che faremo non sono esaustive, sono prove ovviamente fatte in casa, ma gira un po' sgrausa, però credo che possono essere anche interessanti. Andiamo a vederle insieme. Andiamo a vedere per esempio la tensione. Come sono inclinati i pannelli? Andiamo a prendere l'inclinometro del cellulare. Sono inclinati a 58 gradi. È esattamente l'equivalente degli altri, vedete che sono molto simili. 41 volt contro, quindi a vuoto, a vuoto, contro i 42,75. Quindi 41 volte 1, accettabile, giustissimo, contro i 42 che dovrebbe essere. Ma è inutile che faccio queste prove a vuoto, perché dipende dalle condizioni, dipende dall'inclinazione. A questo punto andremo a attaccare i pannelli in serie, quindi avremo circa 80 volt, allo Zucchetti. Ecco qua lo Zucchetti in tutto il suo splendore, è rimasto solo lui, l'altro l'abbiamo smantellato, probabilmente lo venderemo. Lo colleghiamo solo a lui. Togliamo tutto, quindi la logica è, per una volta andiamo in on grid, immetteremo qualche watt, solo per 5 minuti, 10 minuti, giusto il tempo della prova, in modo tale da vedere la potenza e magari facciamo due o tre prove con ombreggiamento,
così vediamo la potenza cosa, come cambia come ombreggiamento. Quindi non guardate il colore dei cavi. Allora, andiamo a collegare il positivo. Questo è il positivo, che infatti ha un pezzo di negativo. Tutto volante. Eh? Allora, questo qui è il positivo. Questo è il positivo e questo è il positivo. Perfetto. Il positivo è quello nero. Sì, lo so, non si fa, non si fa. Però, tanto è solo una prova. Colleghiamoli in serie. Mentre il negativo lo collego al positivo dell'altro, come sappiamo bene. Al negativo, che è positivo. Va bene, dai, va così, va così. Prima di far saltare Zucchetti mi spiacerebbe un po', però. Vabbè. 81,50, perfetto. Ok, quindi i cavi sono corretti. Spegniamo completamente l'inverter. Andiamo come se avessimo solo Enel. Chiudiamo, confermiamo. Sentite, clac. Sto comunque producendo con il solare, però lui non sta utilizzando. Però mi serve che scatti anche questo, per cui lo spengo. Vedete che è scattato, però la luce c'è. Adesso siamo in Enel. Stiamo utilizzando l'Enel. 223 watt. E vedete questo pallino? Sto prelevando. Avremo anche la prova di vedere se lo Zucchetti può immettere. Adesso puoi immettere certamente perché ho tolto il limitatore. Non fatto la casa, è una cosa assolutamente temporanea, giusto per fare questo test. Ok, vedete, si sta accendendo. Ci vogliono circa 300 secondi per accenderlo. Quindi per fare queste prove va benissimo perché ho scelto di usare lo Zucchetti nell'altro, perché l'altro l'ho smontato. Perché lo Zucchetti lavora ad alta tensione, quante volte l'ho ripetuto? Lavora dai 50 ai 500 volt, quindi come efficienza non c'è confronto. Silenziosissimo, non ha la ventola. Hanno una colorazione completamente, guardate, completamente diversa dagli altri, proprio perché è una tecnologia diversa. Adesso sono le 13:05, quindi sole è velato. Ipotizzo, facciamo una scommessa, vediamo quanto potrebbero produrre. Secondo me siamo a circa 700 watt, 350 watt, che vorrebbe dire che sono più potenti rispetto a quelli che abbiamo installato, come è giusto che sia, però con questo sole. Però può darsi che magari questa tecnologia qua regali qualche wattino in più. Come sole non è eccezionale, quindi vediamo, vediamo. Sono proprio curioso di vedere. Ok, ci siamo, 3, 2, 1, 3, 2, 1, check! Today 0, total. Quello che abbiamo prodotto con lo Zucchetti è 2279 kWh in neanche un anno. Molto molto bene. La grid è ok. 82 volt 0,1 A. Sappiamo benissimo che il sistema ci mette un po' ad aumentare la potenza. Il limitatore non c'è, l'ho tolto. Poi ragioneremo in un video successivo anche quanto perderemo a mettere un pannello così potente su un impianto relativamente potente come il mio. Associando pannelli di potenza diversa, è chiaro che chi comanda è quello che è meno potente, purtroppo, e non chi comanda è quello più potente. Per una questione anche di giustizia, 1,6 A. Vediamo per curiosità il contatore. Vedete, stiamo immettendo. Il simbolino è sulla sinistra. Giustamente, la vela è sulla sinistra. Quindi, per vedere se voi immettete, basta vedere che la vela, lo spicchio, è sulla sinistra. Stiamo immettendo, infatti, siamo a 250 watt il consumo della casa e lo zucchettone sta producendo già 300 e passa. Tutto regolare, vediamo quanto arriviamo. Intanto abbiamo chiamato la valletta. Abbiamo chiamato la valletta per fare la verifica. Hai staccato la corrente? Sì. Sicuro? Sì, E sì. se la televisione va, come fa ad andare? Enel. Ah! Noi abbiamo l'ATS. Vedete che l'ATS serve, l'ATS è utile. In caso di emergenza o fate dei lavori, eccetera, eccetera. Pim! E siete in Enel. Ciao a tutti! Siamo qua ancora una volta, come vedete. Perché a mio genere, come si sa, si sta a contentare. Quando mai? Ma Quando mai? questa è un'occasione di fare un test, non è. Io non volevo ampliare, io
Allora, dovrebbe farmi da valletta così, deve vedere, facciamo delle prove, no un attimo, adesso il sistema si sta adeguando alla potenza che sta facendo questo coso qua. Quindi questo qui è tipico esempio, li mettete sul balcone, dove volete, ne mettete due, sì sono un po' ingombranti, però li mettete sul balcone, attaccate un inverter Zucchetti, possibilmente col limitatore, questo più di 800 watt non arriva, eventualmente fate la comunicazione e voi siete a Quindi posto. hai attaccato il coso vecchio, È il vecchio quello che era lì sistema. sotto. Questo è appunto il sistema che può utilizzare qualunque. Vedete, due fili volanti, magari non così. Mettete questo a questa roba, lo mettete dove volete sulla terrazza e collegate alla spina, la cosa più comoda che c'è. Se non avessi avuto la questione della batteria e la volontà assolutamente di non mettere neanche un watt, neanche volendo, avrei tenuto questo sistema. Vedete che adesso è un po' impolverato, perché è un po' che non lo usiamo. Vedete che questo proprio immette nella rete di casa direttamente. 570 e sta aumentando. Belli, belli. Come sono? Quali? Questi nuovi? No. Sono un po' alonati perché ho usato un po' di vetril, solo che col caldo logicamente lascio un po' di aloni. Bisognerebbe farlo quando non c'è il sole. Però vedete come sono differenti? Le celle come sono differenti? Non so neanche come vengono giuntate. Forse sono tutte una serie unica. Invece questi qua, vedete come Sono sono ogni fatti? quattro. Sono fatti così. Allora, c'è Sì, sono è una cosa questo è così. uno, va di qua, poi torna di qua, poi torna di qua, poi torna di qua. Sono due pannelli di 72 celle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, per 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, sono 120, scusate. Sono due da 120, quindi sono 120, 60 più 60, collegate in parallelo le due, vedete che sono in parallelo le due, è fatto così. Invece questo è completamente diverso. Secondo me sono tutte celle, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono, adesso poi vediamo nei dati tecnici, sono delle serie, una serie unica in parallelo. Secondo me è così, sono fatte così, sono proprio Non diverse. li hai puliti bene. No, ma l'ho detto, sono rimasti gli aloni. Perché col caldo il vetril fa fatica. Probabilmente li metto là in fondo, dove c'è un po' di margine. Per cui potrei mettere questo qua, è leggermente più lungo. Lo metterò qua a filo e poi qua magari sporgerò un pochettino. Però il sistema sarà sempre lo stesso. Sì, non dire che forse li metti lì perché lo sai già che li metterai lì. Lì devo metterli, sì. Purtroppo a me girano, ma se è così, o l'ammazzo o lo sopporto. Io invece contentissimo. Allora andiamo a vedere a quanto siamo arrivati. Sono già passati una quarto d'ora circa. È veramente 55. Allora, 0,55 credo che sia un po' 56 quello che stiamo raggiungendo adesso. Che mi sembra corretto perché veramente non è per niente. È un po' velato il Poi sole. l'hai appena accesi. Sì, ma secondo me più di tanto non fa. Vede che aumenta e diminuisce. 55, 56. Proviamo a fare una prova. Li inclino un po' di più. Quindi più o meno siamo a circa 600 watt degli 800 che potrebbe fare e ci può stare perché come vedete no, il sole è tutt'altro che chiaro, più minimo di rendimento anche dello Zucchetti. Allora, l'inclinazione dei pannelli è di 65 gradi. No, l'inclinazione giusta era quella di prima, quindi è fin troppo verticale. 54. Il primo faceva anche meno. 55, proviamo, quindi l'inclinazione, proviamo. Allora adesso proviamo così, mi metto davanti e faccio ombra, vediamo cosa succede. Dica com'è. Quant'è? 36. Adesso? 36. Adesso? Allora, adesso fa 56, facciamo una cosa regolare. Proviamo a mettere un piccolo. Mi dica adesso. Adesso? 56, Ah, non soffre tanto. Adesso? 57, Adesso? 56, 57, vai almeno 57, Quindi se la stringa è bloccata così, a posto. Adesso? 56, Qui soffre un po' di più. 55, 54, 55, 55.
Proviamo allora a mettere questo. Adesso? Cinquantacinque, quindi non soffre questa bandella qua. Quant'è? Cinquantuno. Adesso? Giustamente aumenta. Adesso? Ah, vedete come soffre? 36, 37, però interessante. 28. Quindi se voi avete un'ombra così, è tanto. Se avete un'ombra così, è poco. Se mi metto così, siccome ne faccio due, probabilmente cala di un 20%. Adesso? Allora, secondo me il rendimento è buono. Sicuramente l'ombra la soffre come tutti i pannelli per come è costruito. Facciamo un'altra prova adesso. Li incliniamo a 20 gradi o comunque molto di più. Vediamo cosa viene fuori. Adesso con il sole a 60 gradi, noi li abbiamo posizionati. Ci sta 53-54. Perché? Allora, perché li abbiamo inclinati a 48. Quindi abbiamo perso con il 10% in meno di inclinazione. Avete capito? Il sole adesso è a 60 gradi, sole non eccezionale. Ma li stiamo Era li... da 54 a 55. Ah, non male, non male. 53, Abbiamo perso 55. poco. Viaggia lì da 53 a 55. Ok, abbiamo perso 30 watt. Posizionandoli 10, con 10 gradi abbiamo perso il 10%. Quindi se adesso li mettessi più inclinati, più o meno perderemo di più. 43, 43, 51, 53, 55. Quanto? Ci sta, vedete quanto è importante l'ombra. Proviamo a ombreggiare completamente un pannello. E se in serie dovrebbe produrre zero? Adesso? Bella prova anche questa, eh? Zero, giusto? Togliamo mica di far disastri. Cioè Ah, sì, ecco, vedete cosa ha cambia fatto? qua e là. Siccome lui a un certo momento ha visto zero di potenza, perché avevamo un ombreggiamento totale, è andato in protezione. Il sole adesso magari non si vede dalla telecamera, ma c'è tutto quell'ombreggiamento là. Quindi è un'ottima potenza. 600 watt su 800 in queste condizioni ottime. Purtroppo non sono riuscito a fare la prova. Potrei comunque rifare la prova, devo solo tirare il cavi, però adesso facciamo così. Allora, facciamo così. Questo è stato un primo approccio a questi pannelli qua. Adesso vedo se montarli direttamente oppure lasciarli lì ancora in prova. Quindi un'opportunità che ci ha dato questo test è quello di vedere, prima di tutto, l'ombra come conta e come è fatta l'ombra e quanto l'ombra influenza a seconda della geometria e poi abbiamo visto quanto conta l'inclinazione, anche solo indicativamente. Più o meno per ogni 10 gradi di differenza perdiamo circa il 10%. È chiaro perché effettivamente sono 90 gradi. Se voi aveste messo quindi 90 gradi, una proporzione più o meno del 10%, ci sta. Quindi se adesso che il sole è a circa, mettiamo che sia a 65 gradi, voi lo mettete a 55 perdete il 10, voi lo mettete a 20 perdete il 30. Capito? Il 35%. Ed è per quello che molti segnalano, mi segnalano anche sul canale, guarda, ho la tua stessa potenza e la mia potenza di picco è del 30% inferiore. Io li metto perfettamente nella posizione giusta, a 60 gradi, poi li posizionerò a 30, diciamo nella stagione estiva, però mi posiziono molto vicino. Adesso tra l'altro sono le 13:33, quindi il sole potrebbe essere anche più alto. Però perdete il 10% per ogni 10 gradi di errore. Le falde delle case sono circa tutte, quella lì sarà un 25 gradi, la mia è un 20. Quindi se posizionassi a 20 i miei pannelli, in inverno avrei una produzione del 40% inferiore. Questo è il motivo per cui se avete un muro, anche perché con le nuove normative si può fare, anche si può mettere anche i pannelli in posizioni diverse, se avete un muro, voi lo potete mettere tranquillamente, magari a sud come questo. Il muro delle meraviglie, in effetti, è tutta un'altra resa. In inverno, in estate, secondo me ne avremo talmente tanta che cambierà poco.
Allora, facciamo la prova adesso con il pannello perfettamente inclinato. Allora, io guardo l'ombra della sedia, vediamo quant'è. Vediamo la sedia com'è inclinata, così, vedete l'ombra. 59 gradi, il pannello è inclinato di più o meno 67, quindi lo inchiniamo ancora un po' e vediamo di capire la potenza massima. Ok, perfetto, 59. Vediamo quanto arriviamo. Sole, schifo. Adesso dovrebbe aumentare. Però è giusto perché a quest'ora comunque cala per forza. Quindi ci stiamo avvicinando. 51, 52, molto bene. Adesso è inclinato perfettamente secondo l'inclinazione del sole. Prima eravamo arrivati a 57, più o meno sarà quella. 54, 55, 58. Addirittura siamo più di prima. 59. La vedo la scritta. Vedete quanto è importante l'inclinazione? 60! 60. Sì, più o meno il massimo è 60. Perfetto. Mi dica adesso. Quant'è? Qui siamo ombre. Qua? 43-44. Proviamo a aumentare. Adesso? 32, 32. Proviamo ancora? Adesso? 16? Boh, non andiamo avanti. Significa che con tre celle, con tre serie, comunque fa qualcosa. Probabilmente quando arriva a metà, che questa è un'altra cosa interessante, quando arriva a metà si blocca il pannello. Comunque va bene. 47, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 50. Perché cala così tanto dopo? Perché comunque ci mette un po' a recuperare, 60, molto bene. Quindi 600 watt su un massimo teorico di 800. Benissimo. Calcolate che comunque lui ha un suo rendimento. Qui si sta scaldando un po', ma neanche tanto. Sentite quanto è silenzioso? Non fa rumore. Questo è fantastico. E il sistema è un vero on-grid. È un on-grid, però è ottimo. Veramente questo è il mezzo migliore per fare, ripeto, sono le 2 del pomeriggio, fa un 600 watt. Fa un 600 watt su massimo teorico, poi sono messi per terra. Beh, dai, prova superata. Spero che questo video vi sia stato utile. L'occasione. Anche a chi nei video precedenti ha trovato da dire perché sembra che lo stai facendo perché stai diventando ricco, che ti pagano cose che vorrei che fosse vero. Purtroppo è talmente stupido che A me non me ne frega non lo niente. fa. No, probabilmente non mi frega niente, però mi fa molto piacere che una ditta No, seria. dovevo dirlo perché a te non te ne fregava niente, a me sono girate. Va bene, grazie suocera per difendermi. Sì. No, non è difesa, è essere onesti. Cioè, se ci guadagnassi qualcosa lo direi perché non me ne frega niente. Anzi, mi vanterei che finalmente hai una cosa che ti rende, invece così non ti rende niente. Ma a me va bene così. Mi hanno dato 2 pannelli, una ditta, ripeto, estremamente seria in tutto. Andate a vedere sul loro sito se dovete acquistare dei pannelli. Tanti pannelli, secondo me, è l'opzione migliore come prezzo, come qualità, come tutto. Oggi abbiamo fatto un test molto parziale con le condizioni attuali. Sono sicuro che se dovessimo avere, magari avremo la possibilità di provarle Tempo più con più bello. potenza, per tempo più bello, arriveremo ad almeno 700 watt, 750, per un massimo teorico di, avete visto, di 800. Quindi top, top, top. Se dovete comprare tanti, andate da Maison Solar. E lo dico, e non ci guadagno praticamente niente se non Ecco, l'utilizzo bravo, con soddisfazione. precisa, perché ultimamente non fanno altro che dire che perché ci guadagni. Avete visto cosa che ci guadagno? Non monetizzo neanche, quindi. Ma a me le cose giuste mi piacciono Brava giuste. suocera. Ma non l'ho concordato, No, è lei. non lo sapevi proprio. Anzi, l'avrei voluto dirtelo quando ho visto, quando ho letto i commenti. Però ho detto no, non glielo dico perché poi lui mi dice, ma non dica questo, ma non faccia quello, ma così cos'ha? E ho detto no, quando avrò l'occasione di dirlo, ecco, così adesso lo sai. Va bene, ok, li useremo con grandissima soddisfazione qui e porteremo il nostro impianto da 3.100, diciamo in queste condizioni 3.000, ad almeno, avete visto, 3.600. 3.600 significa caricare la macchina
a 16 ampere. Poi tagli quel pezzo di siepe là. Poi tagliamo pure la siepe. Guadagni 10 di sicuro. Va bene. Boh. Io e la suocera, nonché Valletta, la mia Valletta, la mia Paola Barale, vi salutiamo. Meglio da Paola Barale, perché Paola Barale è simpatica, ma lei è molto più simpatica. Scusate che ho detto queste cose, ma stavano proprio qua, dovevo dirle. Ciao a tutti. Al prossimo video, non so se proveremo ancora quello, vedremo. Al prossimo video, ciao a tutti.